da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Bene, prepariamo i nostri cuori e le nostre menti per poter ricevere la parola del Signore questa mattina. Carissimi, buon sabato, è un piacere rivedervi. Mi mancavo perché è quasi un mese, mancavo una settimana e mancavo un mese che non ci vedevamo, almeno come sabato mattina. Quest'oggi l'argomento forse per qualcuno è molto scontato, però vorrei che lo guardassimo da un'altra prospettiva. Il testo che abbiamo letto invita al riposo. Parleremo di questo oggi, di riposare in Cristo e vedremo cosa significa, come abbiamo provato a declinare questa espressione. Ma prima permettetemi di dire ancora grazie della presenza di ognuno di voi. Alcuni si sono aggiunti da poco, non abbiamo avuto modo di darvi il benvenuto. Il Signore benedica la vostra presenza e faccia sì che uscendo da qui possiate sentirvi benedetti. Abbiamo avuto la gioia di avere anche un canto del coro che ha ricordato alla nostra mente: tu sei fedel, Signore. Spero che ognuno di voi possa aver cantato insieme al coro questa frase con certezza: tu sei fedel, Signore. Spero questa settimana ognuno di voi abbia provato la fedeltà di Dio e abbia sentito questo. Se così non è oggi, spero che possiate almeno riposare nel Signore. Abbiamo chiamato, credo che ho fatto qualcosa che non dovevo, ecco, abbiamo chiamato riposare in Cristo il nostro argomento. Come sapete stiamo seguendo un percorso così di dottrine bibliche, di insegnamenti biblici. Oggi parleremo di questo, e legato a questo argomento del riposare in Cristo c'è il modo e il luogo, il tempo in cui è possibile riposare in Cristo. Il sottotitolo della nostra riflessione è: riposare in Cristo nel giorno che ci circonda, che ci ricorda la creazione, la salvezza, il nuovo patto. Proviamo a prenderli una dopo l'altra, proviamo a capire che cosa vogliamo dire con questo. Partiamo dall'inizio. Ops, di nuovo, ho fatto lo stesso errore di prima. Devo schiacciare il tasto in basso, il telecomando è diverso da quello che solitamente uso. Quello che vedete a sinistra altro non è che una forma specifica letteraria chiamata chiasmo. Nella scrittura ebraica, specie nella poesia ebraica, si usa molto il chiasmo. Il chiasmo altro non è che una struttura che vuole mettere in rilievo un elemento, e lo fa costruendo una struttura e mettendo al capo di questa struttura quello che vuole evidenziare. Il chiasmo che noi troviamo nei capitoli 1 e 2 della Genesi è questo, riguarda la settimana creativa. Quei 7 numeri che vedete riguardano i 7 giorni della settimana. Praticamente c'è una corrispondenza tra il primo e il quarto, il secondo, il quinto, il terzo e il sesto, che tutti quanti vengono ad appoggiare o a enfatizzare il numero 7. Andiamo a vederli insieme. Allora, il primo giorno della settimana, o meglio, i primi 3 giorni, 1, 2, 3, Dio crea o forma, oppure, come dire, divide gli elementi materiali della creazione. Il primo giorno Dio dice, vi ricordate, sia luce. Quindi divide le tenebre la luce dalle tenebre e crea il giorno. Il quarto giorno, che è nella corrispondenza, che cosa farà Dio?
organizza i luminari, quelli che daranno luce al giorno o alla notte. Il secondo giorno Dio che cosa farà? Separa le acque di sotto dalle acque di sopra, quindi crea questa divisione che prima era tutto un insieme, adesso noi abbiamo l'atmosfera con le nuvole e le acque di sopra e la terra con le acque di sotto. Cosa farà invece nel quinto giorno? Nel quinto giorno Dio riempirà le acque di pesci e l'atmosfera di uccelli. Poi abbiamo il terzo giorno. Il terzo giorno Dio delimita i confini della terra e quelli dell'acqua, cioè dirà fino a qui l'acqua dovrà arrivare, questa dovrà essere terra asciutta. Cosa farà il sesto giorno? Riempie quello spazio della terra con gli animali e alla fine di tutto questo, il venerdì, crea l'essere umano. Per arrivare al culmine, che è il settimo, in cui Dio dice questo. Versetti in Genesi 2, 1, 3, così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro, il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, poiché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Sembra che l'opera creativa aveva come obiettivo questo momento di celebrazione. Dio non è stanco, perché egli disse e la cosa fu. Quindi, se riuscissimo a fare tutte le cose la mattina, no? Diciamo, ok, macchina riparata, panni lavati, panni stirati, lavastoviglie, magari non diremo a fine giornata siamo stanchi morti, no? Ma non spetta a noi questa capacità. Dio invece ce l'aveva, perché lui disse e la cosa fu. L'unica cosa per cui si sporcò le mani, se vogliamo usare questa espressione, sarà l'uomo. La creazione dell'uomo e della donna sono gli unici elementi in cui Dio mette plasma per l'uomo, architetta per la donna. Il verbo è diverso, da qui comprendete perché è difficile capire. No? Perché l'uomo è stato plasmato, la donna è stata architettata. Ora capite perché noi facciamo fatica a volte a capire il genere diverso dal nostro, no? Perché la struttura è molto complessa, è molto complessa. Se pensate solo alla capacità della donna di procreare, c'è una struttura nel suo corpo che è veramente straordinaria, incredibile, non si può. E quindi lì ci voleva un architetto, non bastava plasmare. Bisognava creare delle cose che vanno al di là. Allora, però, tutto questo a scopo di cosa? Abbiamo detto che Dio non era stanco, Dio era semplicemente felice e compiaciuto. Dice il venerdì sera, Dio guardò indietro e vide che quello che aveva fatto e disse che era molto buono. Ogni giorno guardava indietro e diceva, buono, sono contento. Ma quando guardò il venerdì sera, l'operato di tutta la settimana, disse molto buono. Quindi il momento del sabato non è un momento di stanchezza, che dire, prendiamoci un attimo, è un momento di celebrazione, è un momento di festa, è un momento, se volete, di incontro, finalmente, tra colui che ha creato le cose e le cose create, o gli esseri creati. In quel caso, l'incontro con Adamo ed Eva. L'uomo è stato creato il venerdì pomeriggio. Avete mai pensato perché non l'ha creato lunedì o domenica, ma venerdì pomeriggio? Secondo me se l'avesse creato domenica, già venerdì avrebbe detto, hai visto quanto lavoro abbiamo fatto, signore? Eh? Non ne siamo capaci? Non ne siamo capaci noi?
A volte lo fanno i figli, no? Cioè, abbiamo pulito tutta la casa. Poi in realtà l'ha pulita la mamma e lui ha solo dato fastidio. Però, quando arriva papà, dice, abbiamo pulito la casa. No? L'uomo sarebbe stato capace a fine settimana di dire, hai visto, Signore, quanto lavoro abbiamo creato? Questo è l'uomo peccatore, ma Dio non l'ha creato così. Oggi diremo così. Il punto è che Dio voleva preparargli un regalo. Voleva in qualche modo donargli qualcosa di perfetto in cui collocarsi. E voleva dargli questo senza che l'uomo se lo debba meritare o se lo debba sudare. Glielo voleva dare come dono. Allora, il primo elemento del sabato è questo. È un memoriale della creazione. Noi ci ricordiamo che esistiamo, che abbiamo vita e tutto quello che è attorno a noi. Ogni alba che vi fa lacrimare dalla gioia per i colori, ogni tramonto che vi fa sentire di vivere la vita, ogni canto d'uccello, ogni fiore che vi sorride nella sua bellezza, altro non è che un regalo di Dio. E il sabato è stato messo lì perché ognuno di noi possa avere memoria del fatto che la vita stessa e quello che ha attorno è un dono immeritato di Dio a cui non hai fatto niente. Il sabato ci ricorda di chi sono le cose, chi è il creatore e chi sono io. Vedete la motivazione che è stata data al momento al popolo di Israele, no? Perché il sabato ovviamente esiste molto prima di questa legge che è espressa in Esodo 20. L'abbiamo letto in Genesi, prima ancora che esistessero gli ebrei, il sabato c'era, perché il sabato è stato dato all'uomo, ce lo diceva Gesù, non agli ebrei. Il sabato è stato fatto per l'uomo, quindi l'uomo è chiunque. Ma nel momento in cui Dio lo ricorda al popolo ebraico, e quindi lo elenca nei 10 comandamenti, dice ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni, fai tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è giorno di riposo consacrato al Signore. E qual è la motivazione del perché ti dovresti fermare e onorarlo? Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Per questo, perciò il Signore ha benedetto il giorno di riposo e lo ha santificato. Santo nella Bibbia significa messo di lato, significa separato, significa una cosa che abbiamo dedicato a. Quindi il Signore ha dedicato questo giorno perché noi possiamo ricordare quello che noi siamo, quello che Lui è e quello che attorno, dirà uno dei profeti, la terra con tutto quello che ha, l'oro, l'argento, il bestiame, sono tuoi. Tutto è suo. E occorre ricordarselo. E il sabato è lì per questo. Per ricordarci che siamo una creatura benedetta da Dio. Ma il sabato è anche altro. Nel Deuteronomio 5 viene ripresentata di nuovo la legge di Dio. Questa legge viene ripresentata questa volta a persone libere. Come dire, persone che vivevano già, non erano più sulla strada, erano già arrivate a casa, nel Canaan terrestre. E viene riletta la legge, e questa volta viene riletta in maniera differente. Non più ricordati che Dio ti ha creato, ma ricordati di questo giorno, per quale ragione? Perché sei stato schiavo nel paese d'Egitto, e il Signore ti ha fatto uscire. Allora la ragione data da Deuteronomio per l'osservanza del sabato non è più la creazione, ma la liberazione. Dio è colui che ti libera da ogni schiavitù
e il sabato è lì per ricordartelo. Quindi qualsiasi sia la schiavitù, qualsiasi sia l'abitudine, qualsiasi sia in questo momento il pensiero che ti rende schiavo, sappi, e perché sei qui, Dio te lo vuole ricordare, che Lui è colui che è capace di farti uscire da qualsiasi schiavitù. Il sabato è molto utile a questo. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il sabato. Ricordati che sei stato schiavo. In Esodo, vi ricordate la parola ricordati a cosa era messa? All'inizio. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo, per metterlo di lato. Questa volta il Signore dice, non solo, devi ricordarti che tu sei già libero. C'è qualcuno che è ancora schiavo? Il Signore è qui per dirti, tu sei libero. Quelle immagini che sono a destra sono semplicemente immagini della liberazione di Dio. Ma ogni volta che Dio libera qualcuno, usa nella Bibbia l'espressione creare. Guardate cosa dice Davide, quando pensa al fatto che deve essere salvato. Qual è la sua preghiera? Davide gli è stato appena detto, è stato appena ricordato il suo grosso peccato. Lui gli è sfuggito di mente, ma arriva il profeta Natan e gli fa vedere quanto è miserabile. E di fronte a questo ricordo, cioè lui che aveva tradito la fiducia di un generale coricandosi con la sua moglie, poi successivamente facendo uccidere il generale in esercito, facendo in modo che il generale non tornasse, il profeta Natan gli ricorda chi è e gli dice tu sei questo. Allora Davide di fronte a questa radiografia, io sono questo. Farà questa preghiera al Signore. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Qual è l'espressione? Crea. Davide dice, Signore, aiutami ad avere un cuore migliore. Davide dice, Signore, fai in modo che io possa. Chi è colui che crea? Stamattina alla scuola del sabato però Rino citava un altro testo di Ebrei. Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Chi è che crea un cuore puro? Noi? No. Solo Dio è capace di creare il tuo cuore, ma è qui per dirti che ha voglia di farlo. E il sabato è qui per ricordarti che Dio salva ricreando. Non si può fare la cera al morto. E non si può fare il massaggio a gamba di legno. Non serve a niente. Noi possiamo, i nostri tentativi umani sarebbero fare la cera al morto. Lo possiamo rendere carino, facciamo le foto, ma quella persona non vive. Il problema suo non è che non è bello, è che è morto. Quindi puoi vestirlo quanto ti piace, poi il problema è che è morto. E nella fede noi siamo così, se Dio non ricrea il cuore dentro di noi, tu non puoi riposare, tu non puoi star sereno. E il Nuovo Testamento userà la stessa espressione, sì. Guardate l'Apostolo Paolo cosa dice alla comunità di Efeso. E per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo. Se sei un uomo di fede è perché Dio ti ha ricreato. Ora, un bambino non potrà mai dire alla mamma, quando io sono venuto a casa tua, la mamma semmai dirà quando tu sei uscito dal mio grembo, non quando sei venuto a casa mia, cioè sei nato qua. Non sei venuto da te. E nella famiglia di Dio, e nel popolo di Dio, e nella terra promessa, non si entra da sé.
E il sabato è lì per ricordarci, così come il popolo di Israele restava schiavo per sempre se Dio non lo salvava indipendentemente da lui. Allo stesso modo Dio non può, e oggi salva chiunque di noi, fa riposare ognuno di noi in Cristo solo per grazia, perché ci ha creati in Gesù Cristo. Però Gesù dice una frase sulla croce, anzi dice due parole, è compiuto. Cosa significa è compiuto? Se dovessi chiederti nella tua vita che significa è compiuto? Significa che quell'opera è finita, no? Che sei venuto per un progetto e quel progetto è finito. Qual era l'opera che lui dice di aver finito? Lo dice sempre il Vangelo di Giovanni al capitolo 17. Ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che mi hai affidato. E quando Gesù dice che è compiuto? Quando? Passata da poco la Pasqua, dovremmo saperlo. Quando Gesù dice che è compiuto? Prima di morire. Gesù dice venerdì, come Dio dice venerdì, guardò indietro e vide che tutto era molto buono e compì l'opera. Anche l'opera della redenzione finisce venerdì pomeriggio. E cosa farà Gesù sabato? Riposerà nella tomba. Anche l'opera di redenzione finisce venerdì, perché il credente possa entrare nel riposo di Dio, perché il credente possa gioire della salvezza. Pensate sia così casuale che Gesù usa l'espressione è compiuto allo stesso modo in cui Dio dice è compiuta l'opera della creazione e lui dice sempre venerdì pomeriggio è compiuta l'opera della redenzione? È così casuale? Non lo è. Lo dice perché Gesù vuole celebrare quel segno della redenzione, della salvezza. C'è un testo nell'Antico Testamento, voi sapete che il Isaia è uno dei profeti, Isaia è uno dei profeti che parla moltissimo del Messia che deve venire. E in uno di questi testi, questo lo dovete prendere perché era lungo il testo, non sono riuscito a metterlo là. Isaia 56, da 1 a 7, è un testo che parla di Gesù che deve venire e parla di un nuovo patto. E dice come sarà vissuto questo patto. E dice cosa faranno quelle persone e chi saranno quelli compresi in questo nuovo patto. Parla di colui che deve venire. L'avete trovato? Osservate, mentre leggeremo questo testo, alcune parole tipo salvezza, patto, sabato. E osservateli sia in riferimento ai giudei che agli stranieri. Perché si sta parlando di colui che deve venire, colui che deve portare un nuovo patto. E che cosa porterà? Come si comporteranno le persone che entreranno nel nuovo patto? Così parla il Signore, rispettate il diritto, fate ciò che è giusto, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato, astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Lo straniero che si è unito al Signore non dica, certo il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco. Infatti così parla il Signore, circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. Anche agli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato, astenendosi dal profanarlo e si
atterranno al mio pato, io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Isaia, quando immagina l'opera di Cristo e quando parla di quello che Cristo farà e di come sarà questo popolo che seguirà Cristo, che cosa dice? Saranno solo gli ebrei? No! Saranno tutti, anche gli stranieri. E gli stranieri rispetteranno il sabato? Questo nuovo patto implica il fatto che gli stranieri rispetteranno il sabato? Il profeta Isaia vede così o no? Anche gli stranieri, versetto 6, tutti quelli che osservano il sabato e si atterranno al mio patto, io darò loro un nome. Saranno, dice il versetto 5, bellissimo, più valore di figli e di figlie. Agli stranieri, sapete chi sono gli stranieri? Noi, tutti quelli che non siamo ebrei. Perché noi siamo per loro gli stranieri, quelli che non fanno parte del popolo di Dio. Ma nel popolo di Dio, è il popolo di Dio che Isaia vedeva attraverso la profezia, attraverso la rivelazione che ha ricevuto, il popolo di Dio che sarebbe nato da Gesù avrebbe osservato il sabato. E guardate un po' nel Nuovo Testamento, Atti 13, guardiamo solo questo perché i testi sarebbero veramente tanti. Siamo in Antiochia e l'Apostolo Paolo è lì a predicare e dice: entrati di sabato nella sinagoga, si sedettero. Quando entrarono? Di sabato. Guardate il versetto 42. Lui fa un lungo discorso che voi potete leggere tranquillamente a casa, sta parlando della salvezza in Cristo. Poi al versetto 42 gli viene detto una cosa. Mentre uscivano furono pregati di parlare delle quelle medesime cose, quando? Il sabato seguente. Ma siamo in Antiochia, non siamo a Gerusalemme. No, ma erano solo gli ebrei. Allora leggiamo il versetto 44. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Erano tutti ebrei ad Antiochia? No. Secondo la profezia di Isaia, il popolo di Dio che avrà accettato il Messia, avrà accettato anche il segno della sua redenzione, il segno del nuovo patto. Perché il nuovo patto implica il fatto di riconoscere che colui che ti ha creato è Dio e colui che ti ricrea è solo Dio. Tu non potrai ricrearti da te stesso. E il sabato è lì per ricordartelo. Tu sei nato venerdì pomeriggio e sei nato grazie a Cristo. A te ti è stato concesso subito il giorno di festa, ti è stata concessa la possibilità di entrare nel suo regno, di godere del suo regno, ma non hai fatto niente per meritarlo. Ce lo ricordava ancora l'Apostolo Paolo. Questo, fratelli, ci protegge dal legalismo e dell'autosufficienza. Noi non possiamo diventare con nessuno cattivi come i farisei e tantomeno esaltarci e sentirci autosufficienti. Il sabato ci dice che le buone opere che non contribuiscono in alcun modo alla nostra salvezza, ma testimoniano il fatto che Dio ci ha salvati, che Dio ha cambiato il nostro cuore, che il nostro cuore non è più quello di ieri, che lo Spirito ha agito dentro di noi, che ha creato una nuova creatura in Cristo. Il sabato è lì per ricordarcelo. Eppure, c'è un terribile equivoco. Non avremo modo oggi, proprio perché il tempo non ce lo permette, ma mi appassiona potervi raccontare tutti quei testi che per alcuni sono difficili e che parlano, si dice, parlerebbero di un altro giorno. Perché il mondo, come voi sapete, osserva un altro giorno. Non si riposa di sabato. Osserva la domenica. E lo fa perché? Perché la Bibbia lo dice? Alcuni dicono, Dio ha annullato la legge, l'ha inchiodato alla croce. Beh, allora se l'ha annullato non dovresti fermarti neanche di domenica. Se non esiste più il sabato, non dovrebbe esistere nemmeno la domenica. Cioè non dovrebbe esistere il giorno di riposo. Perché se esiste, Dio ha dato il sabato. Se non esiste, non dovresti avere nemmeno la domenica. Se l'ha cancellato, che motivo c'è di averlo un altro giorno?
Siamo arrivati addirittura, è chiaro, non è nella Bibbia, ma in quello che è il catechismo della Chiesa Cattolica, per il comandamento che riguarda il sabato, è stato scritto solo questo: ricordati di santificare le feste. Beh, non è proprio quello che dice la Bibbia. Ricorda di santificare le feste non è quello che dice nemmeno la Bibbia Cattolica. Perché tu apri la Bibbia Cattolica, leggi Esodo 20 o leggi Deuteronomio 5 e dirà rispetto al sabato. Però nella traduzione, nel dirlo alla gente, abbiamo detto, ma sì, trascuriamo questa cosa. Ricordati di rispettare le feste. Quali feste? Perché il Signore ne ha istituito una, tu ne stai parlando d'altre. È cambiato qualcosa? Ecco, noi possiamo dire quello che vogliamo, che è carino vedere quella faccia di quella donna, ma di fatto sono degli alberi. Poi possiamo immaginare tutto quello che vogliamo, uno può vedere anche i cavalli in quei due alberi, ma pur sempre sono due alberi. No, è carina la faccia, si vede una faccia di una bella donna, quello che volete, ma sono due alberi. Ora non possiamo sostituire gli alberi con la faccia. La faccia si può intravedere, ma non è la faccia, quelli sono due alberi. Ho l'impressione che qualcuno ha cambiato il sabato con le feste, sostituendo difatti la realtà degli alberi con l'idea che c'è una bella faccia che si vede in mezzo. Questo è un lavoro però umano. Non ho modo, dicevo oggi, di darvi questo, però faremo un video, probabilmente se riusciamo anche questa settimana, perché c'è un materiale in cui ho preso, perché ho incontrato due persone che mi hanno dato un elenco di testi che dimostrerebbero che il sabato non è più valido. E vorrei potermi spiegare, e magari lo condivideremo, lo vedremo insieme, perché con la Bibbia addirittura si direbbe che il sabato non c'è più. Uno dei testi fa veramente ridere, però il libro di Apocalisse 1:10 dice che nel giorno del Signore fui rapito, no? Allora, la Vulgata Latina ha tradotto nel dies domini fui rapito. E chi ha tradotto all'italiano ha tradotto nel giorno della domenica, perché dies domini l'ha inteso come domenica, ma non è quello che dice il testo. Il testo dice nel giorno del Signore. Ora, se qualcuno ha inteso il giorno del Signore come la domenica, può fare questa traduzione, ma non è quello che dice il testo. Questo sarebbe uno dei testi che viene citato a favore di... Sono problemi di traduzione, non sono problemi. Così come tanti altri, il nuovo patto significherebbe, per esempio, per alcuni che non esiste più la legge. Guardate che il nuovo patto sta parlando in Ebrei 7, 8, 9, sta parlando del nuovo patto, ma Ebrei 8, 12 dirà: scriverò la mia legge nei loro cuori. Questo stiamo parlando del nuovo patto, quindi c'è qualcosa che forse confondiamo. Su questo sicuramente avrete modo di avere un materiale. Ora dobbiamo andare a noi per concludere. Cos'è il sabato quindi? È stato dato alla creazione, al genere umano e non agli ebrei. Questo ce lo dice la Bibbia, ce lo dirà anche Gesù in Marco 2, 27-28. È un memoriale della creazione e della salvezza. Ci ricorda il fatto che Dio ci ha salvati e noi non abbiamo alcun merito. Quando Gesù dice compiuto, non hai nessun merito perché ha compiuto la tua salvezza. Quando Dio dice è finita l'opera della creazione e tu ci vivi in questo mondo che Dio ha creato, non hai nessun merito. Ti è stato regalato. E quando hai la possibilità di ricordare di essere liberato in Dio e dipendere da Lui per qualsiasi esigenza terrena e celeste, questo dà riposo al tuo cuore, perché non dipende da te. E questo è il messaggio verso il quale vorrei andare. Adesso, piano piano, vorrei tornare al testo da cui siamo partiti. Gesù dirà: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite, io darò riposo ai vostri corpi. Così dice il testo? Alle vostre anime. Gesù non dice: ti ho dato il sabato perché tu possa dormire 12 ore in più a settimana. No,
Dice, vieni da me perché io posso darti riposo. Quel riposo di cui hai bisogno per uscire e non sentirti più i pesi che ti sei caricato, ma di cui non ne sei responsabile. Vuoi salvarti? Non è compito tuo. Vuoi provvedere alla tua famiglia? Se non pensa a Dio, invano ti alzi la mattina e torni tardi a dormire. Se Dio non ci pensa, tu non mangi. E allora quando arrivi, il sabato ti ricorda tutto questo. Che Dio provvede ai tuoi bisogni quotidiani, che Dio provvede alla tua salvezza, e tu puoi riposare portandogli semplicemente quello di cui hai bisogno e dire, Signore, questo è quello che mi manca. Ho bisogno della tua presenza nella mia vita perché questo cuore non mi piace, perché mio marito mi ha detto delle cose e sono vere e mi vergogno di riconoscere che sono vere perché non mi piaccio così. Ma non affaticarti a cambiare il tuo cuore, perché non puoi fare un cuore nuovo, te lo può solo regalare il Signore. Non puoi cambiare nemmeno il tuo carattere, è Dio che te lo regala. Tu puoi venire a Lui e affidargli quello di cui hai bisogno, chiedere da Lui la forza, chiedere che cambi in te quello che non ti piace. Allora, vieni e lasciagli lo stress, lasciagli quello che non puoi portare. Ti chiedo di dargli oggi la tua fatica. Noi siamo qui, celebreremo la Santa Cena e siamo qui per dire al Signore, Signore, vorrei portarti la mia fatica, tutto quello che non posso, perché solitamente noi la facciamo, per chi non lo sa, ogni 3 mesi, ma giusto per, non è una regola, possiamo farlo anche ogni mese. L'idea era di non banalizzare qualcosa di veramente importante. E allora la viviamo, la Cena del Signore, e ogni 3 mesi. Ecco, se guardo indietro in questi 3 mesi, non sempre sono fiero di me, non posso sempre dire è molto buono. A volte guardo dietro di me e dico, anche la sera, non c'è bisogno di aspettare 3 mesi, a volte la sera guardo indietro e non sono fiero di me. E cosa faccio di questo peso? Cosa fai di questo peso? Dove lo porti? Inizia a fustigarti di più? Inizia a colpevolizzarti di più? Questa è l'opera di Satana. Gesù dice, vieni a me, lasciami questo peso, lasciami questa incapacità e permettimi di darti riposo. Vieni, e vieni ogni settimana perché intendo benedirti settimanalmente. Vieni, permettimi di incontrarti, di avere un'unione perfetta con te, insieme ai fratelli, perché tu possa godere delle benedizioni che ho preparato. Il sabato è un dono, accetta questo dono di Dio. Abbiamo detto che questo simbolo del patto con Dio appartiene a Lui come io gli appartengo. Sono stato riscattato dalla sua grazia nella quale dimoro per fede e desidero onorare Dio perché ha donato il sabato al genere umano, quindi a me, offrendomi la possibilità di ricordare settimanalmente che la mia salvezza e il mio benessere in questo mondo dipende solamente da Lui. Oggi, nel sabato del Signore, alla presenza dei santi angeli, guidati dalla presenza del suo Spirito di Dio, prenderemo i simboli della salvezza. E quindi confermiamo il nostro patto e dichiariamo pubblicamente che accettiamo la salvezza per sola grazia, per sola fede, dal solo e unico nostro Salvatore Gesù Cristo. Non puoi fare niente per meritarlo, puoi solo dire, Signore, ho bisogno di confermare il patto di fedeltà che ho fatto con te e vivere questo momento alla tua gloria. Oggi, fratelli, io chiedo a tutti quelli che hanno bisogno di un Salvatore, quelli che hanno dichiarato più di una volta o almeno una volta, ti scelgo come Signore e Salvatore, hanno fatto un patto con Dio, di riconfermare questo patto, che è un patto che permette a Dio semplicemente di continuare a lavorare in noi. È un patto che ci permette di vivere la grazia di Dio. E come abitudine, per dimostrare al Signore che siamo disposti un po' di più di Pietro, di essere lavati e puliti da Lui e non da noi stessi, per dimostrare che noi siamo disponibili, che anche i fratelli possono collaborare a questo, incoraggiandoci
a volte riprendendoci, a volte accompagnandoci in un percorso insieme, allora parteciperemo a quello che è la lavanda dei piedi. Gesù quella sera lavò i piedi ai discepoli. Pietro si è arrabbiato. Ha detto, no, a me non me li lavi. E Gesù gli dice, se non te li lavo, tu non hai parte alcuna con me. Però Gesù ci ha lasciato anche un qualcosa. Ci disse, se dunque io che sono il Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, come segno del fatto che io non basto. Devo essere nel corpo di Cristo, parte del corpo di Cristo, affinché colui che è il capo possa agire su me, che sono una parte di questo corpo, e rendermi a sua immagine e somiglianza. Fratelli, quanti desiderano vivere al momento della Santa Cena? Siamo invitati ad andare a vivere il momento della lavanda dei piedi, confermando al Signore che Lui è il nostro Salvatore, confermando che Lui è colui che ci crea e ricrea in noi la fede, e dicendogli, Signore, continua il lavoro, noi siamo ancora Tuoi, nonostante noi stessi, nonostante i nostri fallimenti, abbiamo scelto Te. Confermiamo la nostra scelta in Te, nonostante sappiamo di non meritarla. Buon incontro con Dio, con i fratelli. Anche coloro che sono ospiti vogliono vedere, i fratelli saranno di là, le sorelle saranno di qua. Vivremo adesso il momento della lavanda dei piedi. Per chi invece desidera restare qui, e i bambini, vi prego di restare qui, perché ci sarà un momento di racconto, di storia per voi, e ci saranno dei canti che accompagneranno l'assemblea dopo questo momento per i bambini. Rochelle, tocca a te. Ciao. Piacere di rivedervi. Come state?
Ci siete tutti bambini? Bene, oggi vi vorrei parlare della storia di una ragazza. Era un po' più grande perché frequentava l'università. Frequentava l'università dello Zimbabwe, che è un posto che si trova in Africa. Questa ragazza era avventista e doveva fare un esame, e questo esame era veramente molto importante, perché se non passava questo esame non avrebbe potuto ottenere la laurea, e quindi doveva per forza farlo. Solo che c'era un grande problema, che questo esame era di sabato, e voi tutti sapete che di sabato noi non possiamo fare queste cose. Dunque andò dal direttore e gli chiese se si poteva spostare questo esame. Però il direttore non accettò. E allora lei lo riferì alla sua chiesa e chiese di pregare, e tutti iniziarono a pregare, si impegnarono moltissimo per poter aiutare questa ragazza a far spostare l'esame. Purtroppo però, dopo 2 settimane, arrivò il giorno in cui la ragazza doveva fare l'esame. Però nessuno le aveva ancora detto che questo esame doveva essere spostato. Dunque lei continuava a pregare, anche la sua chiesa, fino all'ultimo secondo tutti continuavano a chiedere aiuto al Signore. Sempre il giorno dell'esame, lei vedeva i suoi compagni che stavano andando all'università per fare questo esame. E questo era legato all'informatica, quindi avevano bisogno di un computer per superare l'esame, per ottenere la laurea. Solo che quel giorno un suo compagno dell'università arrivò in chiesa e lei pensava che la stessero aspettando per andare all'esame. E allora tutti che pregavano, e lei appena uscita, il suo compagno dell'università, secondo voi cosa gli ha detto? Il suo compagno dell'università gli ha detto che la corrente era andata via, e dato che serviva il computer per fare l'esame, il giorno esatto, era di sabato, e il giorno dell'esame era stato spostato. Quindi la ragazza tornò in chiesa, lo riferì a tutti, e tutti ringraziarono al Signore per questo bellissimo miracolo che ha fatto. E il giorno in cui era stato spostato l'esame non era più sabato. Quindi, cosa avete capito da questa storia, bambini? Brava, Sofia. Brava. Quindi, da questa lezione abbiamo capito che noi dobbiamo sempre avere fiducia in Dio. Ragazzi, noi dobbiamo sempre avere fiducia in Dio. Anche quando ci sembra impossibile, fino all'ultimo secondo dobbiamo sempre sperare. E se decidiamo di restargli fedeli, Dio ci aiuterà. Grazie per essere stati attenti. Buon sabato. Spirit like a flood.
of his gentle healing hands, how they found the lowliest man. Sing of his gentle healing hands, sing to the living God. Sing of the mercy that he gave.
Quanti con noi, è il momento dell'adorazione al Signore. Fate un po' di silenzio e ci uniamo nella lode al Signore. Andiamo avanti. Adesso cantiamo il numero 100. Chiedo di proiettare le parole per cortesia. Cerchi la vita, che cerchi la luce.
167, eri là alla morte del Signore. Dovremmo avere la base. C'è qualcuno, se c'è qualcuno in regia? Che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo in cui Gesù ci ha insegnato, anche noi andremo in ginocchio a chiedere la benedizione per questo pane. Chiediamo all'assemblea di restare in piedi, andremo noi, gli anziani della comunità, a chiedere e invocare la benedizione di Dio su questo pane e su quanti prenderanno il simbolo della salvezza. Signore Padre nostro che sei nei cieli, siamo qui in ginocchio per chiedere la benedizione di questo pane, che è solo un simbolo, ma è un simbolo che ci ricorda quello che è costato, il prezzo che ha avuto, il tuo corpo, Signore, lacerato e crocifisso affinché noi fossimo liberi, liberi dal peccato.
fa che questo non lo dimentichiamo mai, anche quando ci avviciniamo a questi che sono solo simboli. Ti prego di benedirlo, di benedire tutti coloro che ne fanno parte, Signore, di questa cerimonia, chi lo farà sicuramente in futuro. Ti prego di rimanere con noi questo santo giorno. Benedicici tutti, sia fatta la tua volontà. In Cristo Gesù ti chiedo questo, che benedetta in eterno. Amen. Amen. Spezziamo il pane. Coloro che partecipano alla cena del Signore possono restare in piedi, gli altri se si siedono aiutano i diaconi a capire chi partecipa alla cena. Siamo in sua presenza. Vorrei ricordare anche coloro che magari sono a casa e ci guardano e non possono partecipare a questo momento. Se sei un figlio di Dio che ha fatto un patto con Dio e vuoi rinnovarlo, fatti sentire in qualche modo, perché noi possiamo saperlo, perché veniamo a casa a portartelo. È giusto che tu possa godere di questo momento di incontro, di comunione con Dio. Quindi, per quelli che oggi non possono, perché qualcosa glielo impedisce, perché qualcosa li fa sentire a disagio, la mia preghiera è che la grazia di Dio ti raggiunga e tu possa sapere che tutti questi che siamo in piedi, nessuno di noi merita di mangiare questo corpo. Siamo semplicemente persone che hanno detto al Signore: proprio perché non posso fare da me, ho bisogno di te. Proprio perché non riesco a vincere me stesso, proprio perché non riesco a salvare me stesso, proprio perché non sono capace di fare ciò con cui lotto ogni giorno, a te mi affido. Agisci in me liberamente. Questa è la nostra dichiarazione. Non siamo migliori di nessuno. Siamo semplicemente figli che hanno scelto Dio e hanno scelto che Dio agisca liberamente nella loro vita. Che il Signore ti dia la stessa gioia, la stessa capacità, la stessa certezza, perché Lui ha detto, è compiuto. Tutti coloro che sono stati, hanno deciso di vivere il momento della Santa Cena, hanno ricevuto il pane. Gesù disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che si è dato per voi. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Andremo nuovamente in ginocchio ad implorare la benedizione di Dio. E questa volta, se tu hai voglia di inginocchiarti e rinnovare il tuo patto, dire: Signore, quando prenderò questo mosto, vorrò rinnovare il patto che ho fatto con te.
ti chiedo di benedire questo nostro incontro, ti chiedo di benedire questo, puoi farlo anche tu se desideri. Andiamo in ginocchio per la preghiera. Padre Santo, vogliamo, Signore, insieme ricordare quel gesto che tu hai fatto insieme ai discepoli quella notte, in quella camera alta. Amen. Tu ci hai lasciato qualcosa, Signore, ci hai insegnato attraverso questi simboli. L'importanza che tu hai voluto dire ai tuoi discepoli quel giorno, ma lo stai dicendo anche a noi, Signore. Ti chiediamo la benedizione su questo frutto della vigna. Amen. Che rappresenta il sangue di Cristo. Amen, Signore. Quel sangue che ha lavato tutti i nostri peccati, Signore. Amen. Si è dato al posto nostro. E che ognuno di noi, Signore, possa capire fino in fondo questo grande gesto d'amore di Cristo. Grazie, Signore, per questo. Ti domandiamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Noi beviamo il vino tutti insieme, noi beviamo il vino tutti insieme e cadendo in ginocchio volgiamo lo sguardo a te. Per quanti non sanno, il mosto che abbiamo davanti è mosto e non è vino. Perché il sacrificio di Cristo è inalterato. Deve essere il frutto della vita, non può essere una cosa andata male. È simbolo di perfezione. E allora solo il mosto può rappresentare la perfezione di Cristo. Quindi quello che noi beviamo è il mosto, che rappresenta il sangue puro di Cristo che si è dato per noi. Meno fede, abbiamo riempito meno bicchieri di quelli che siamo. Provvederemo. Intanto serviamo chi non ce l'ha. Chi è rimasto? Ogni volta che ricordiamo il sabato, ricordiamo come dono. Ogni volta che ricordiamo la salvezza, la ricordiamo come dono.
che la pace di Dio possa riempire i vostri cuori. Dopo che il perdono di Cristo promesso arriverà e Lui toglierà adesso il peso di ognuno di noi. Bevetene per la vostra salvezza. Nel rinnovare il patto, con Dio, in realtà tutto quello che io posso fare è solo chiedergli che Lui agisca in me. Abbiamo detto che neanche un filo del nostro carattere è frutto del nostro impegno. Nulla. Se riusciamo ad essere buoni, se riusciamo a perdonare, se abbiamo più coraggio di altri di vivere la vita nonostante le difficoltà, tutto questo, ci dice Giacomo, ogni buon dono viene dall'alto, non viene da noi. E allora, se siete stati liberati dai vostri pesi, non caricate altri di pesi. Sappiate che le persone che vivono fuori vivono con grande sofferenza, perché non hanno questo dono di qualcuno che gli toglie il peso, gli assicura che risolverà questo. Allora non aggiungiamo altri dolori puntando il dito verso nessuno. Se siamo stati liberati, se la grazia ci è stata offerta, così come quel servo che è venuto e doveva 10.000 talenti al Signore e gli è stato perdonato, andiamo a liberare altri. Usate il tempo che avete questo pomeriggio per andare a togliere il peso di qualcuno, mostrandogli una promessa di Dio per lui, pregando insieme a lui, affidando a Dio quel problema che non gli permette di vivere serenamente. Condividiamo la speranza che abbiamo ricevuto. Non è una cosa per noi stessi, è una cosa solo per me, è una cosa da condividere. Più condividiamo la grazia, più aumenta la grazia in noi. Noi siamo un canale della grazia di Dio. Permettiamogli di scorrere abbondantemente in noi, verso quanti ne hanno bisogno. Ci sono troppe persone che hanno bisogno di un abbraccio, che hanno bisogno di un sostegno, di qualcuno che li guardi negli occhi e gli dica: Dio ti benedica, ce la farai, perché Dio ha promesso che non darà prove superiori a quello che ognuno di noi può portare. Sii sicuro, puoi farcela, affidati a Dio. Se vuoi, posso pregare per te. Che questa possa essere la nostra risposta alla grazia ricevuta questa mattina e Dio possa essere onorato da coloro che hanno gradito di essere stati perdonati e benedetti. Come il Vangelo di Matteo ci dice, cantarono un canto, poi uscirono nel giardino. Anche noi vorremmo concludere questo momento con un canto. Per noi, gloria e onore.
celebrato, di cantarlo nuovamente. Ci lasciamo con la benedizione di Dio, così come l'Apostolo Pietro oggi ce la lasciava anche nello studio della scuola del sabato. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renda egli stessi perfetti, vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Signore, vi benedica. Usciamo in ordine come al solito. Thank you.